Buongiorno a tutti, grazie a chi è qui con noi questa mattina. Innanzitutto buon 2018, buon anno. Fra le cose che porterà il 2018 annunciate dal Presidente della Commissione Juncker c'è, così come era stato stabilito nel 2012, la trasposizione del Fiscal Compact nel diritto comunitario, attraverso una direttiva invece che attraverso un trattato vero e proprio. Come sapete non fa parte attualmente dei trattati istitutivi dell'Unione Europea il Fiscal Compact, è un trattato fra Stati e hanno pensato la Commissione di evitare di dover cercare un consenso che forse non c'è passando per una direttiva. In questo 2018, siccome sarà una delle priorità, noi intendiamo, come l'onorevole Forenza adesso a cui darò la parola, iniziare una battaglia contro questa ipotesi, perché crediamo che ci sia un deficit democratico altissimo. Do la parola all'onorevole Forenza per illustrare perché noi faremo questa battaglia in Italia contro il Fiscal Compact anche in vista delle prossime elezioni. C'è con noi, oltre Eleonora Forenza, Viola Carofalo, che è venuta a trovarci questi giorni al gruppo della Sinistra Unitaria Europea, ieri a presentare questa nuova lista che si presenterà alle elezioni di marzo. Viola Carofalo, ricercatrice universitaria all'Università di Napoli, è la portavoce di Potere al Popolo. Ci sono stati molti articoli nella stampa internazionale, dalla Monthly Review all'Independent, Counterpunch e vari altri che hanno parlato di questa nuova iniziativa in Italia, e Potere al Popolo condivide e farà questa battaglia insieme a noi, insieme contro il Fiscal Compact. Do la parola all'onorevole Forenza. Sì, in questa conferenza stampa intendiamo appunto parlare della questione del Fiscal Compact e della nostra assoluta contrarietà a qualsiasi ipotesi di direttiva autoapplicativa, a qualsiasi ipotesi di ulteriore esproprio di democrazia e di sovranità. La questione del Fiscal Compact, come sapete, sarà di strettissima attualità nei prossimi mesi nel dibattito europeo e penso che debba essere, molto più di quanto non sia stato finora, un tema di discussione anche nel contesto italiano, dove molto spesso si parla di Europa a prescindere dai fatti. Si possono così avanzare anche proposte sul terreno meramente elettorale e propagandistico, non assumendosi la responsabilità delle scelte che invece si avallano di fatto sul livello europeo. Quindi ci preme qui ricordare alcune responsabilità rispetto alla questione del Fiscal Compact, responsabilità nelle scelte che ha operato la Commissione, ma che sono state di fatto politicamente avallate anche dalle forze che esprimono la grande coalizione, apparentemente defunta, ma come vediamo in Germania sempre pronta a rinascere a livello europeo. Noi pensiamo che chi si è assunto la responsabilità in questi anni di avallare politiche come appunto quelle determinate dal Fiscal Compact, o pensiamo all'introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione, oggi non abbia la credibilità per proporre una alternativa per l'Europa e per l'Italia. Quello che invece vogliamo fare qui in Europa, ma anche in Italia, lo dirà meglio di me Viola Carofalo, che è la portavoce di Potere al Popolo, è quella di ricostruire, potremmo dirla molto sinteticamente, ricostruire democrazia reale. E questo ovviamente attraversa anche questioni
nodali come quella del Fiscal Compact, su cui appunto c'è il rischio che un trattato tra i governi diventi di fatto un elemento di un pilastro del diritto comunitario senza che i parlamenti abbiano neanche la possibilità di pronunciarsi, e su questo appunto intendiamo continuare a intervenire in Europa e anche intervenire in Italia. Sì, buongiorno a tutti. Io sono la portavoce nazionale di Potere al Popolo e provo a raccontarvi, a spiegarvi qui per quale ragione noi intendiamo fare battaglia anche in Italia contro il Fiscal Compact, contro i trattati europei che inibiscono, che limitano la sovranità popolare, la possibilità da parte dei popoli di decidere. La prima ragione è appunto questa, c'è un vero e proprio scavalcamento, non sono i popoli a decidere delle politiche che li riguardano, non hanno possibilità quindi di scelta riguardo al loro futuro, rispetto a ciò che deve essere fatto nel loro paese. La seconda ragione, e ci sembra la più importante, è che tramite strumenti come il Fiscal Compact e evidentemente il pareggio di bilancio, che noi chiediamo che sia stralciato come inserimento dell'articolo 81 in Costituzione per il ritorno all'originaria Costituzione italiana, quella nata dalla lotta al nazifascismo, dalla resistenza, ebbene tramite questi strumenti si comprimono tutte quelle che sono le spese sociali. Quindi si va a fare una politica che è antipopolare, è antiprogressista, diventa una vera e propria spada di Damocle, un peso sulle classi popolari, sui ceti meno abbienti, e non si fa altro che allargare sempre più il divario già pericolosamente crescente tra ricchissimi, pochi che aumentano, e poverissimi che aumentano a dismisura e sono aumentati a dismisura in questi anni di crisi. È per questa ragione che abbiamo scelto come nome di questa nuova lista elettorale Potere al Popolo, perché ci sembra che in questa frase, in questa espressione utilizzata da tanti prima di noi in Sud America, nei movimenti di liberazione, sia contenuto già tutto un programma. L'idea di restituire la sovranità popolare e di rimettere al centro i bisogni delle masse, i bisogni concreti, intanto il lavoro, un lavoro non precario ma stabile, la possibilità di curarsi, che in Italia viene negata alla gran parte della popolazione e in particolare alle classi meno abbienti, la possibilità di vivere in un ambiente sicuro, non soltanto in un ambiente lavorativo sicuro, ma anche in un ambiente che non venga sottoposto continuamente a strappi, a pressioni in nome del profitto, che non venga continuamente piegato in nome del profitto e non venga messo all'ultimo posto. In Italia l'intervento su questo è un intervento difficile rispetto alla difesa ambientale, rispetto alla difesa dei diritti, anche perché le nostre leggi, già insufficienti, vengono spesso subordinate a direttive che vengono dall'esterno. Quello che noi vogliamo è ridare questo potere popolare, ripartendo da un controllo dal basso. Quindi per noi il passaggio della rappresentanza è vincolato a un mandato, quello del controllo popolare dal basso. Quello che vogliamo fare è ricostituire un controllo, una vigilanza su tutte le istituzioni dello Stato, visto che questo non basta, perché, e i trattati europei lo dimostrano, esistono ingerenze esterne, vogliamo combattere contro questi trattati che limitano la nostra possibilità di decisione. Sì, buongiorno, Alberto d'Argenzio Ansa. Voi parlate di scavallamento, di una battaglia contro i trattati, di un controllo di rappresentanza al basso. Volete fare meno dell'Unione Europea? Vogliamo intanto certamente che sui trattati possano decidere le persone che poi di quei trattati pagano le conseguenze, questo certamente. È impensabile che non ci sia una filiera della rappresentanza e della decisione chiara su questo. Chi vive le politiche di austerità deve poter decidere di quelle politiche, se non c'è questo, a prescindere dalle decisioni, c'è un voto di rappresentanza e c'è un voto di democrazia. E il Parlamento europeo, scusate se posso fare un falume. Sono là-bas? Sono in train de traduire? Non so se voglio rispondere.
Scusi, posso continuare? Quindi il fatto ci siano dei deputati europei che votano il fiscal compact, che sono rappresentanti del popolo, non vi basta? Solo perché votano differentemente da quello che comunque voi vorreste? Veramente, diciamo, noi ci troviamo di fronte, l'abbiamo detto molte volte qui in Parlamento europeo, a una mancanza di potere persino sulla proposta di iniziativa legislativa da parte del Parlamento europeo. Quindi, diciamo, lei mi chiede se noi saremo d'accordo con una modifica dell'architettura istituzionale europea e con un reale potere di Parlamento del Parlamento europeo, io rispondo assolutamente di sì, ma non possiamo far finta che attualmente la distribuzione dei poteri non sia una distribuzione dei poteri diversa da quella, diciamo, in cui il Parlamento ha potere, diciamo, di iniziativa legislativa e potere di rappresentanza. Seconda questione, in questo momento siamo stati, diciamo, tutti protagonisti del fatto che il cielo chiede dell'Europa ha un po' dominato le politiche applicate negli Stati membri. Noi vorremmo innanzitutto che chi ha sostenuto certe politiche a livello europeo non se ne dimentichi quando fa propaganda elettorale a livello di Stato membro. Seconda questione, noi poniamo molto con estrema chiarezza la necessità di modificare radicalmente questi trattati. La vicenda greca sembra aver dimostrato che questa disponibilità non c'è, c'è piuttosto la disponibilità a calpestare le volontà dei popoli d'Europa. Noi siamo perché invece i popoli vengano interpellati, abbiano la possibilità di decidere e perché le loro scelte vengano rispettate. Buongiorno, Gallavotti della DN Kronos. Solamente una domanda, se posso. Il fiscal compact ha moltissimi difetti, potremmo parlarne all'infinito, però c'è un problema in Italia che è il debito pubblico, che è tuttora superiore al 130% del PIL. Ora, voi avete una ricetta per, cioè, se per caso doveste arrivare al potere un giorno, come intendereste affrontare questo problema che è oggettivo? Grazie. Per parlare chiaro, il problema non è dove prendere i soldi, ma da chi prenderli e come spenderli. L'impressione, intanto ci arriveremo sicuro al potere, insomma mi stupisce questa domanda, mi sembra ovviamente scherzo, ma quello che intendo è che sicuramente una politica sull'evasione fiscale, una tassazione fortemente progressiva, non chiediamo nulla di nuovo, però siamo forse fra i pochi a chiederlo, un taglio delle spese per la cosiddetta sicurezza, un taglio radicale delle spese militari, questi soldi ci sono, bisogna capire per chi e per cosa investirli. Dal nostro punto di vista la scelta è chiara, e cioè nello Stato sociale, che negli ultimi anni è stato smantellato completamente, parlo di scuola, sanità e qualsiasi altro servizio pubblico. Penso che anche rispetto ai finanziamenti privati e alla esternalizzazione di tanti servizi una riflessione si possa fare, perché non è detto che questo tagli le spese. Faccio un esempio su tutti riguardante l'accoglienza e quindi la cosiddetta questione migranti. Mi sembra che la gestione emergenziale dell'accoglienza abbia tutt'altro che tagliato le spese in Italia su questo, e dunque probabilmente si tratta semplicemente di spendere in maniera diversa i soldi e soprattutto spenderli per chi ne ha realmente bisogno. Anche l'out-out fra austerity e crescita ci sembra che viene spesso tirato in ballo in queste questioni, ci sembra, come devo dire, una finta, un finto out-out. Mi sembra che, diciamo, le due cose spesso vengano sovrapposte e invertite l'una con l'altra. Si tratta di spendere i soldi meglio, di non spenderli per chi ne ha già e di non spenderli per aiutare ulteriormente il privato, ma per tornare a uno Stato sociale che aiuti realmente chi ne ha bisogno, perché siamo di fronte a una emergenza sociale in Italia gravissima da tanti punti di vista, e questo non si può più nascondere sotto al tappeto, secondo me.
Se non ci sono altre domande, se l'onora voleva aggiungere qualcosa. Sì, semplicemente un off topic rispetto all'oggetto della conferenza stampa. Penso che nelle prossime settimane sentiremo molto parlare di potere al popolo e di Viola Carofalo, e penso che sia davvero una novità nel quadro politico italiano, e abbiamo tenuto molto a che Viola fosse qui presente, che fosse presente all'esperienza di potere al popolo, perché credo sia evidente la relazione con altre esperienze della sinistra radicale europea. Noi, diciamo, mi permetto di dire noi perché è un'esperienza che condivido, sostengo in pieno, di cui mi sento parte, quella di potere al popolo. Questa volta non abbiamo detto facciamo come tante volte si dice in Italia, facciamo come Siriza, la Linke, Podemos, no. Questa volta c'è un desiderio di relazione con le più importanti esperienze della sinistra radicale in Europa, da quella di Unidos Podemos a France Insoumise, lanciata da Jean-Luc Mélenchon, e pensiamo che anche in Italia ci sia bisogno di una proposta di radicale alternativa a questo sistema, proposta che a nostro avviso non è rappresentata da nessuna delle altre forze politiche che si presentano in questa campagna elettorale che inizierà tra qualche giorno in Italia. Non lo è sicuramente da chi in Europa, penso al Movimento 5 Stelle, capace di alternare l'alleanza con Farage a un tentativo di alleanza con Verhofstadt, e credo che chi ha questa confusione sul livello europeo non possa seriamente candidarsi a governare un paese come l'Italia. Non lo è sicuramente da quelle forze che hanno fatto parte, fanno parte stabilmente della maggioranza di questo Parlamento. Io sono tra quelli che non considera defunta la grande coalizione, mi riferisco chiaramente a Popolari e a SND. Penso che anche quelle forze di sinistra che oggi si presentano addirittura come alternativa al Partito Democratico in realtà sono composte da parlamentari europei, penso al Liberi Uguali che ha 5 parlamentari europei su 5 aderenti al gruppo dei socialisti e democratici. Se l'alternativa è composta da chi appunto ha determinato queste politiche europee, penso a Bersani, a chi tuttora rivendica le liberalizzazioni, le privatizzazioni, e chi è stato protagonista del voto sul fiscal compact e sul pareggio di bilancio in Costituzione, o a chi in questa legislatura al Parlamento europeo siede e continua a sedere nei banchi dei socialisti democratici, ha sostenuto attivamente Pittella come Presidente del Parlamento europeo. Ecco, io non credo che questa possa essere la proposta d'alternativa in Italia, per cui vi invito molto 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 caldamente a seguire da vicino l'esperienza di potere al popolo, perché soprattutto chi lavora sul livello europeo potrà coglierne la portata alternativa e le potenzialità.